Ciao ragazzi, sono qui con un nuovo tutorial. Questo tutorial è dedicato a Juicy Makeup Artist. Per chi non la conosce, eccola. Volevo farle una sorpresa, una cosa carina e ho deciso di dedicarle questo tutorial. L'effetto che creeremo oggi è l'effetto puzzle su foto. Questo è l'effetto finito. Apriamo la foto, sblocchiamo il livello, creiamo un nuovo livello e lo portiamo sotto e lo riempiamo di bianco. Ecco, vedete. Ora ci abbiamo la nostra foto puzzle, la inseriamo nella nostra foto e ce la ingranniamo in modo che riusciamo a vederla. Ok, ci tagliamo con la taglierina in modo che andiamo a togliere le parti extra, che sono quelle che stanno qui, che adesso non ci sono più, vedete? Andiamo su selezione, intervallo colori, e in questo caso lui va a prendere tutto il bianco che è da togliere. E vi consiglio di dare una tolleranza 200 in modo che prenda bene anche i piccoli dettagli di bianco. E gli diamo ok. Cancelliamo da tastiera canc. Ecco, vedete, già è uscito un po' di puzzle. Ora andiamo su questo livello del puzzle e andiamo su stile di livello e ci aggiungiamo smusso e rilievo. Gli diamo una profondità, una dimensione di 76, un'attenuazione un po' meno e gli diamo dei gradi a meno 107 pure, va bene, e gli diamo un'ombra interna. Gli diamo un po' di distanza e un po' di dimensione e noi gli tocchiamo riduci e gli diamo ok. Ora su questo livello ci applichiamo il metodo di fusione scolora. Ecco, vedete? Gli abbassiamo il riempimento e per dare un tocco finale gli aggiungiamo anche un'ombra esterna. Leggera, perché aggiustiamo un po' l'ombra interna, smusso e rilievo e gli diamo ok e abbassiamo un po' di opacità anche al 90%. Ora prendiamo la bacchetta magica e selezioniamoci delle parti di puzzle che vogliamo spostare in modo che gli diamo l'effetto movimento. Selezioniamo qui, andiamo su selezione, modifica, espandi e gli diamo un 2% di pixel. Andiamo sul livello 0 che è la foto, anzi vi conviene fare taglia. Ecco, ora sull'effetto sul livello 0 gli applichiamo un'ombra esterna in modo che facciamo vedere questo buco che adesso si è fatto. E gli diamo ok. Ora andiamo su incolla, modifica incolla e abbiamo incollato il pezzo che abbiamo tagliato e lo portiamo sopra tutti i livelli. Lo mettiamo un po' spostato, gli diamo un'ombra esterna
interna e smusso il rilievo. E gli diamo un po' di attenzione. E gli diamo ok. E la spostiamo sempre sul nostro puzzle. Prendiamo la bacchetta magica e ci cancelliamo ora. Prendiamo mela X per cancellare o CTRL X per cancellare da PC, per tagliare mela V, incolliamo, andiamo su questo livello, tasto destro, copia stile di livello, andiamo su questo, incolla stile di livello. Ragazzi, questo è il tutorial finito. Spero che vi sia piaciuto e poi a voi l'originalità. Inoltre approfitto per salutare Giusy e per chi non la conosce, questo è il link al suo canale. Ciao Giusy e ciao ragazzi. Metto sopra a questo. Gli do un'opacità molto leggera.